buongiorno a tutti anche da parte mia, bentrovati con Metropolis. Siamo in diretta fino alle 14.15 per tenervi compagnia, parlare ovviamente di attualità, di politica, insieme ad Angelo Ciocca, bentrovato eurodeputato della Lega. Buongiorno, buongiorno. Buon appetito per chi sta mangiando. Ecco, hai mangiato Fiano, buongiorno PD. Buongiorno, buon appetito a tutti. No, non l'ho mangiato. Qui danno tutti un buon appetito, quindi abbiamo fatto saltare il pranzo a tutti, non lo so. Dopo devo partire immediatamente, quindi non mangio. Niente, salta, oggi dieta, bravo. Francesco Del Vigo, buongiorno. Buon appetito, direttore del giorno. Sono a digiuno, quindi ti dico cose strane perché non ho zuccheri che mi salgono al cervello. No, perché poi dicono che i miei ospiti sono cattivi perché li teniamo affamati. Sei il famoso stay hungry. Siamo tre non cattivi, siamo in Italia. Esatto. Non lo so, ti piacerebbe mangiare una bella insalatina, Ciocca, che ho visto che l'hai portata anche all'Europarlamento. Se sei italiana, sì. Se posso tenerla e comprarla nella busta classica dell'insalata, sì. Se invece devo sopportare le regole europee che la busta la posso avere sopra il chilo e mezzo, direi di no, perché non tutti comprano un chilo e mezzo di insalata, quindi questa assurdità, oltre ad aumentare i costi per il consumatore, perché cambiare il contenitore vuol dire aumentare i costi, ha un tema anche dello spreco alimentare, cioè se spingi il cliente, il committente a comprare più prodotto, rischi di avere lo spreco alimentare e di conseguenza più inquinamento, perché il prodotto per farlo ha bisogno di acqua, ha bisogno di energia. Perché l'Europa non è che va proprio nella direzione giusta sul tema di questa, di questo estremismo di rispetto dell'ambiente. Il rispetto dell'ambiente è importante, lo si deve fare, lo si può fare su delle battaglie vere, e non è sicuramente togliendo la busta all'insalata che salviamo il pianeta. No, intanto stavo cercando anche te con la busta di insalata all'Europarlamento, l'ho trovata, lo dico alla regia sul nostro iPad, eccolo qua, quando l'hai portata. No, perché effettivamente è stato uno dei, perché poi noi viviamo, Fiano, ovviamente, da noi cittadini parlo, no? Voi della politica magari insomma affrontate anche i decreti, le proposte in maniera diversa. Noi, almeno io parlo per me, quando toccano la mia vita quotidiana, quindi la direttiva dell'Unione Europea che ci dice che la plastica sta inquinando, che tutte queste monodosi fanno spazzatura, fanno, insomma, dobbiamo iniziare a eliminarle, chiaramente mi toccano quando mi toccano il pasto, no? Io mi occupo di decreti, ma faccio la spesa tutte le settimane per la famiglia, quindi conosco molto bene tutte le insalate. L'imballaggio costa oppure è un aiuto? Ma guarda, io cerco di prenderla con i sacchetti biodegradabili e non quella preconfezionata. Tra l'altro è uscita un'inchiesta che non so se l'avete vista, cioè l'ho vista sui social, che il lavaggio delle insalate preconfezionate non in tutte le marche è fatto bene. Hanno preso l'insalata preconfezionata, l'hanno bagnata, hanno fatto colare il residuo, l'hanno analizzato e nel residuo c'erano molte cose che non erano state lavate, sia chimiche che diciamo di residuo organico. No, capisco cosa dice Ciocca, però intanto consiglio chi può, quando fa la spesa, soprattutto nei supermercati, di non prendere quelle preconfezionate e prendere quelle invece fresche, libere, mettere nei sacchetti biodegradabili, costa meno, costa molto meno di quella preconfezionata. Certo, la devi lavare a casa, vabbè. Capisco quello che dice Ciocca, però effettivamente se uno vede, noi facciamo ovviamente la differenziata a casa nostra a Milano, la quantità di plastica che produciamo da imballaggio di alimenti è pazzesca, quindi il problema esiste, poi può essere che l'Europa abbia esagerato in una certa direzione, ma il problema della plastica da imballaggio di alimenti che ognuno di noi produce è incredibile. Infatti proprio sul giornale lo vedevo, Del Vigo, questo articolo che c'era oggi, no? Sulla spazzatura, cioè già, abbiamo già superato tutti i limiti della spazzatura, quindi in realtà tutti questi imballaggi effettivamente poi creano anche fastidio, però da casa ci arrivano i messaggi e ci dicono sì, ma io arrivo a casa alla spesa, alla sera tardi, se devo mettermi a mollo l'insalata va a finire che non la mangio. Facevano tutte così le nostre famiglie, ragazzi, però non è che i nostri genitori non lavorassero. Prego, prego. No, io sono qui perché sicuramente ci debba essere una rivoluzione ecologica, però una rivoluzione ecologica, come tutte le rivoluzioni, secondo me deve essere accompagnata e non obbligata, non indotta. Secondo me il grosso vantaggio delle rivoluzioni ecologiche è quando, come dire, diventano anche comode, quando c'è anche una comodità per il cittadino. No? Un minimo di sacrificio deve assolutamente essere fatto. Quelle, a volte l'Europa impone dei diktat che sono particolarmente scomodi, penso ad alcune buste di plastica, se Fiano fa la spesa, anch'io faccio la spesa, mi capita di trovare delle buste biodegradabili,
che devono biodegradarsi non in 200 anni come quelle che c'erano fino a 10 anni fa, ma non possono biodegradarsi dal supermercato fino a casa mia con lo scopo che ne devo utilizzare 5. In effetti, No, ma dai, i sacchetti biodegradabili non sono così, non si degradano nel percorso fino a casa. Adesso non voglio specificare supermercati, però capita. Era un esempio vero, peraltro, però iperbolico, per dire che quello è un modo in cui tu ti limiti addirittura al cittadino che deve usare 5 sacchetti al posto di uno perché pensa che non funziona. È evidente che anche per la mole di rifiuti che produciamo qualcosa debba cambiare, nel senso che non è più sostenibile questo tipo di sistema. Come diceva Ciocco, ogni tanto ci sono delle imposizioni che arrivano, secondo me, da vertici, da burocrati europei, ma non solo europei, diciamo europei adesso per comodità, che probabilmente, a differenza di noi quattro, non vanno spesso a fare la spesa e quindi impongono qualcosa di ideologico che però si sconta purtroppo con le esigenze pratiche. Deve essere una mediazione. Penso, per dire, il primo caso che mi viene in mente è quello che riguarda una notizia che ho letto questa mattina sulle auto elettriche. È giustissima la transizione verso l'auto elettrica, però adesso, durante l'alluvione, il comune di Ravenna ha previsto che chi ha l'auto elettrica che è stata bagnata dall'alluvione per 15 giorni la deve tenere ferma perché c'è il rischio che prenda fuoco. Uno ha già preso fuoco questa mattina. In più, immaginate se tutte le auto fossero state elettriche, le colline sarebbero state inagibili e quindi di conseguenza gli aiuti sarebbero stati molto più complicati. Allora qual è il discorso? Quando è nato il motore a scoppio non c'è stata una legge che ha obbligato a dismettere le carrozze, semplicemente il motore a scoppio era più comodo del trasferimento in carrozza. Io sono assolutamente per l'elettrico, mi muovo già quando posso con mobilità elettrica. A Milano, quella città che lo può consentire, al momento non è utilizzabile in tutta Italia, quindi l'imposizione di, come dire, mobilità soltanto elettrica in tutto il paese al momento non sarebbe semplicemente fattibile perché non è comoda. Quando sarà comoda saranno i cittadini del mercato a scegliere questa strada. Per questo ripeto, secondo me le grandi rivoluzioni vanno accompagnate, non possono essere obbligate politicamente. Detto questo, è ovvio che ci vuole un mondo più ecologico. Allora, Ciocca, ti leggo due messaggi. Sacchetti dell'umido del comune dove abito, poi scriveteci dove abitate. Non durano 4-5 giorni se pieni, si rompono, devi usarne due. E poi ancora, tanti ci stanno scrivendo che in realtà loro sono attenti anche agli sprechi alimentari. Quindi, scusami, nel momento in cui l'insalata è troppa, poi la buttano. E quindi la monodose, quindi si inquina di più, perché per produrre l'insalata usiamo acqua e energia, e quindi se io butto via, di là che è uno schiaffo alla miseria per chi ha delle difficoltà, se butto via del prodotto perché la monodose viene ormai criminalizzata dall'Europa, questo diventa un aumento. Ma poi resta un tema: noi abbiamo investito per anni e siamo diventati molto bravi sul riciclo, cioè avete detto tutti nei vostri interventi a casa abbiamo lo spazio per la plastica, sì, e siamo diventati bravi, cioè in Italia, nel nostro paese, il recupero della plastica è a numeri significativi. Quel recupero di plastica oggi dove va? Va nella produzione di altre plastiche. Facciamo l'esempio: se entriamo in macchina, anche se la macchina è elettrica, è piena di plastica. Se non abbiamo più la plastica di riciclo, quelle parti di plastica verranno fatte con della plastica vergine, con dei polimeri vergini. Quindi noi non andremo ad creare un circuito virtuoso, perché andremo a prendere della materia prima di plastica e faremo le parti delle macchine che oggi invece per il 30% sono fatti con riciclo della nostra attività. Allora, se gli altri paesi europei sono rimasti indietro col riciclo, oggi la partita non è punisco l'Italia cambiando le regole del gioco perché sul riciclo l'Italia è più avanti, gli altri paesi sono più indietro, e quindi cosa faccio? Bandisco la plastica, così l'Italia quel vantaggio che si è costruito per cultura non ce l'ha più. Tema non ultimo è: l'Europa pesa nel pianeta mondo, sì, l'8%. Quindi se noi ci diamo delle regole, dobbiamo fare in modo che anche l'altro 92% inizi a venirci dietro. Perché se non nasce una concorrenza sleale, se la Cina e l'India o altri continenti continuano a inquinare il nostro ambiente, non essendoci delle pareti nell'aria, per noi diventa un problema serio avere queste direttive, perché crea concorrenza sleale. Cioè, dietro quella busta di insalata ci stanno dei posti di lavoro, ci stanno delle aziende ortofruttifere, ci sta l'economia di una parte del nostro paese. Io capisco che qualcuno vuol togliere dalla nostra alimentazione l'insalata per promuovere qualcosa di qualche multinazionale diversa, magari anche il semplice surgelato, no? Mi tolgo l'insalata e spingo i surgelati, perché i surgelati non sono di un sistema ortofruttifero magari locale, ma arrivano da altre parti dell'Europa.
Ecco, cambiare queste abitudini. È vero, ci sono follie dell'Europa a tavola, poi da casa scrivono i pensionati, l'insalata fanno proprio fatica a comprarla. Beh, questo è un discorso anche vero, perché comunque... Quest'ultima cosa è sicuramente vera. Beh, adesso abbiamo affrontato il problema delle plastiche di imballaggio, se guardiamo il problema sociale in Italia, scopriamo che c'è una marea di gente che si compra solo pasta e magari pasta è una scatoletta di tonno, cioè che non può neanche occuparsi di comprare delle cose, delle altre cose. Però io non sono d'accordo con l'impostazione di Ciocca. Primo, non trova riscontro il fatto che la nostra industria o l'industria in generale di produzione plastica si basi solo sul riciclo, non è così, non era così prima. Secondo, quando noi eravamo ragazzi non c'era nessuno, io sono più vecchio di voi, ma comunque non c'era nessun bisogno di tutte queste insalate in busta. Ma che bisogno c'è? Terzo, bisognerebbe spingere l'industria dell'imballaggio degli alimenti a utilizzare solo imballaggi biodegradabili, e si può, ci sono anche nei supermercati a Milano, tu trovi degli imballaggi anche di insalata delle volte che sono prodotti da mais, da grano turco, e quindi anche l'imballaggio è biodegradabile. Questo risolverebbe, diciamo così, questo contenzioso con l'Europa. Poi è vero che della volta l'Europa ha un'impostazione rigida. Io mi ricordo, mi occupavo di un progetto di allargamento quando facevo l'architetto del più grande prosciuttificio d'Italia in provincia di Parma, e questi mi dicevano le norme che stanno venendo dall'Europa, ma parliamo di tanti anni fa quando facevo l'architetto, 30 anni fa, delle norme di igiene che vogliono applicare alla nostra produzione di prosciutti ci ammazzano, perché nella produzione di prosciutti ovviamente ci sono delle fermentazioni batteriche, alcune delle norme che loro ci impongono potrebbero ammazzare, poi per fortuna non è andata così, l'industria. Quindi io sono d'accordo che si resista in Europa con un po' di sale in zucca a delle norme capestro, però non sono d'accordo che si debba dire di no a qualsiasi ipotesi di diminuire la nostra produzione di plastica. Allora, Del Vigo, prima tu hai fatto un passaggio chiave, ovvero che per incentivare il cambiamento devi agevolare il cambiamento, no? Quindi il fatto che io preferisca un'auto elettrica è perché è più comoda, è più bella e anche ha dei costi sostenibili, esatto. Anche il presidente Fontana è andato a Bruxelles, vediamo che cosa ha detto, dura pochi secondi, ma almeno portiamo avanti quella che è la tesi della Lombardia, perché qua in alto leggete: è difficile fare i green se sei al verde, che è un po' riassunto. Noi rischieremo di dover chiudere il 75% delle nostre attività produttive, dovremmo impedire la circolazione dei tre quarti dei veicoli che oggi circolano, dovremmo chiudere il 75% degli allevamenti e delle attività agricole del nostro territorio, avremo più del 60% dei nostri riscaldamenti che sarebbero fuori legge. Allora è chiaro che questa è una situazione che evidentemente ha poco di sostenibile, da un punto di vista sociale prima di tutto. Noi vogliamo continuare la battaglia contro l'inquinamento e per la sostenibilità ambientale, ma pretendiamo di farlo in termini che non distruggano un intero tessuto sociale, che non distruggono un'economia, che non creino dei danni inenarrabili ai nostri cittadini. Noi siamo pronti a collaborare. Cioè, lui dice che l'Italia ha delle circostanze diverse, come la Catalogna, non può così improvvisamente pensare di fare delle scelte green. Però bisogna andare in quella direzione. Ma la direzione è senza ombra di dubbio quella. Dopodiché, ma secondo me, come dire, obliquata a quello che è l'interesse economico dei vari paesi che la stanno imboccando. Per cui è evidente che non possiamo fare un danno all'industria o all'economia italiana solo perché pensiamo di si spostare verso un'economia green. A me pare che green in questo momento sia diventato una specie di zucchero col quale dorare ogni tipo di pillola. Quindi le tasse diventano green, anche le cose che non ci piacciono diventano green, le aziende fanno quello che viene chiamato greenwashing, cioè fingono di essere green per prendere dei fondi statali o per avere più appigli sul mercato pubblicitario. Ecco, non credo che possa funzionare tutto così. Dopodiché, secondo me, la posizione europea è una posizione diversa per dire da quella statunitense. Come dire, negli Stati Uniti sappiamo che in teoria dal 2035 non potranno più essere vendute sul continente europeo, sul suolo europeo, le auto con motore endotermico, quindi che sono le benzina, le diesel, le bifuel e anche quelle a metano e a GPL. Però questa è una scelta ideologica, perché in realtà ci sono altre alternative. Ecco, non è stata fatta una scelta di quella che viene considerata neutralità tecnologica. L'Europa non ha scelto... Che però è un grande pericolo questo tema.
Concordo, concordo, concordo. Dice che è un pericolo. È un vero pericolo. La neutralità tecnologica è qualcosa di importante per l'ingegneria italiana, per il talento italiano. Quindi tocca un tema importantissimo. Ma perché io devo decidere che l'auto debba andare elettrica e non idrogeno? Perché? Perché devo limitare quello che è sempre stato un valore aggiunto per le capacità italiane in termini di ingegneria, in termini di ricerca, in termini di talento italiano per avvantaggiare la Cina? Perché questo è il tema. Quindi oggi il tema vero dell'Europa, e poi aggiungo un pezzo che nel servizio di Fontana magari non è passato, ma è importante nel ragionamento che ha fatto Fontana a Bruxelles, perché io ero a Bruxelles quando il Presidente era lì. Ecco, il ragionamento è: oggi l'Europa si muove con azioni evidenti che danneggiano l'Europa stessa e l'Italia e avvantaggiano altri continenti. Questo è il vero tema. Fontana dice: siamo tutti allora, a favore. Lasciamo un po' di suspense, okay. Così ci vediamo la seconda parte di Fontana dopo la pubblicità, tra poco. Rieccoci in studio, allora leggiamo anche i vostri messaggi. Vi vedo ragionare sempre su soluzioni da inseguire. L'Italia non deve solo rimediare alla sua arretratezza, perché arretrata non è. No, siete andati, infatti Fontana è andato a Bruxelles, no? Tu ci dicevi. È quello il discorso, l'Italia non è arretrata, anzi sul tema del riciclo è il paese più avanzato d'Europa. Sono gli altri paesi europei che in questo momento preferiscono cambiare le regole e dire togliamo il tema della plastica, e ripeto, poi resterà un tema, perché una parte del riciclo in Italia va in riuso, la plastica va per costruire altre parti di plastica, quindi o togliamo la plastica dal pianeta, penso che sia impossibile, oppure il riuso della plastica è sicuramente più intelligente che l'uso di materia prima nuova di plastica, perché il riuso spreca meno energia rispetto a lavorare un polimero, cioè la plastica arriva dai derivati del petrolio. Se io prendo la materia prima devo lavorare il petrolio, se io prendo il sacchetto che finisce nella differenziata e lo lavoro inquino meno rispetto a lavorare il petrolio. Detto questo, il messaggio che Fontana lancia è: l'Europa non può mettere in infrazione la regione Lombardia perché c'è un certo tipo di inquinamento, quando le industrie, gli allevamenti, le realtà lombarde rispettano le emissioni. Cioè noi non siamo fuori dai parametri perché le nostre aziende o le nostre realtà inquinano di più nel momento dell'emissione in ambiente. Sì. Siamo fuori perché? Perché la pianura padana ha determinati svantaggi geografici. Quindi o seghiamo le montagne, certo, e quindi seghiamo le montagne, o dobbiamo fare dei conti che tengano conto, scusate il bisticcio di parole, anche della conformazione di questa pianura padana. Qui non è che noi violiamo i parametri ambientali perché le nostre aziende, i nostri agricoltori, le nostre famiglie immettono un parametro fuori dalle regole, anzi le regole lombarde sono molto 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 più restrittive rispetto a quelle europee, ma la conformazione della pianura padana, che vedete benissimo in questa conformazione, ovviamente con l'assenza di aria, con l'assenza del transito di correnti d'aria, dettata appunto dalla presenza montana, ci penalizza. Quindi questo è il tema, e la direttiva ambiente corre il rischio di far chiudere aziende agricole e anche limitare in modo eccessivo la libertà dei cittadini. Quindi è questo il tema. Sulla plastica volevo dire un'altra cosa, sì, e poi concludo. Voi considerate che la direttiva plastica vuol portare i contenitori tutti nello stesso identico modo. E io penso Ma perché? Che cioè, il motivo è perché se sono tutti uniformati c'è una riduzione della plastica. Faccio un esempio: avete presente il bicchierino del tiramisù? Sì. Ha quel piedistallo di appoggio, il piedistallo consente di tenere in mano il bicchierino in modo comodo. Quel piedistallo, secondo la direttiva europea, va segato, va tolto. Avete presente il contenitore della ricotta, che ha quella lavorazione che richiama la ricotta? Sì. La direttiva plastica dice no, deve essere liscio, perché se è liscio consuma meno plastica. Ma capite che si va a togliere anche la capacità di design italiano, la creatività italiana, che aiuta il consumatore anche a scegliere il prodotto. Perché si vuole portare il prodotto nello stesso contenitore? Perché a vincere la multinazionale, non è più la capacità di differenziarsi dagli altri.
Allora, non l'avrei pensata, però mi ha quasi convinta, devi convincermi tu, Fiano, perché cioè, io no, avrei detto, vabbè, ma chi se ne frega del piedino del tiramisù? Sì, io non penso realtà... che... cioè, sono d'accordo che mi sembra abbastanza una cavolata... No, sembra una che cavolata ha descritto... come la dice Ciocca. No, non quella cavolata, quello che dice lui, cavolata... intervenire da parte dell'Europa sui piedini di quello che tiene sul tiramisù, però non credo che il contenitore in plastica col piedino che tiene il tiramisù sia prodotto da un artigiano italiano della periferia milanese, sarà prodotto anche quello da un'azienda, non mi pare che sia... Lo producono a Voghera, in un'azienda di Voghera, io sono stato lì dove mi hanno spiegato, guardate... Sì, non un artigiano del genio italico, cioè un'azienda vera, grande. Un'azienda di 60-70 dipendenti, insomma, qui non è la multinazionale. No, ma su questo io concordo, però voglio dire, la riduzione delle emissioni dei gas di scarico dei motori termici, prescindere dal fatto che concordo che ci sono altre alternative oltre all'elettrico, per esempio l'idrogeno, che però... Vi ricorderete la regione Lombardia con Formigoni presidente aveva inaugurato in Pompa Magna una stazione di ricarica di idrogeno a Bicocca a Milano, che è rimasta solo, diciamo, solo la copertina di questa stazione, non è mai andata avanti niente. Però la riduzione delle emissioni, se la discussione è su che anno devono entrare in vigore, ok, ma non è che le fanno contro la Lombardia, cioè è una proposta globale per l'Europa, perché in generale noi abbiamo bisogno di ridurre le emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera. E la questione è che l'India e la Cina, e soprattutto nei riguardi della Cina, certo non un paese democratico ma un regime, sia il principale inquinatore del mondo, e l'India lo rincorre da vicino, e che i due facciano 2,5 miliardi di abitanti, e quindi altro che l'Europa, non so quante volte più dell'Europa di abitanti, vabbè, ma non è che per noi quello è un benchmark, non è che è un punto di riferimento il fatto che loro sono non solo una democrazia e inquinano più di ogni altro al mondo. Allora se loro inquinano più di ogni altro al mondo, noi non dobbiamo prendere delle misure, ma non vuol dire niente. Nel conto complessivo del mondo, se l'Europa vale circa il 10% e perlomeno l'Europa riduce le proprie emissioni, quello comunque è un fatto positivo. Poi possiamo discutere di quanti... Possiamo discutere di quanti anni diamo ai paesi europei per adeguarsi. Quello che sono d'accordo, ma non che non sia giusto ridurre drasticamente le emissioni. No, occhio, è giusto, occhio, no, perché se per ridurre le emissioni in Europa perdi le produzioni che vanno in Cina, l'effetto finale è che siccome la produzione passa dall'Europa alla Cina, l'inquinamento aumenta. Sì, ma l'Europa si sveglia e si mette a produrre batterie elettriche, no, come diciamo da anni. L'Europa si sveglia e la regola che detta al territorio europeo la deve dettare anche a coloro che vendono in Europa. Chi la deve dettare questa regola del Vigo? Non si sente più. Dicevo prima, deve dettarla come niente. Sono d'accordo con quello che diceva Fiano e anche con quello che diceva Ciocca, perché c'è comunque un punto di incontro per quello che dicevano. Dopodiché, secondo me, io la grande preoccupazione che ho non è nei confronti delle multinazionali, che comunque ci guadagneranno sempre per forza di cose. La preoccupazione è che questo vada a discapito del cittadino, cioè dell'ultimo anello della catena. Perché al momento tutte le scelte più ecologiche, come dicevate con quel gioco di parole prima, al verde, green, sono molto care. Questo è il problema. Se io a Milano voglio andare in un supermercato che vende tutta roba bio e che ha imballaggi iperbiologici che riescono ad arrivare in casa, certo, e si biodegradano, costano un sacco di soldi. Sì, cioè, sì. Purtroppo chi non si può permettere queste cose va al discount, dove c'è l'imballaggio ancora spesso 3 centimetri, poco mi interessa del piedistallo, del tiramisù o della ricotta. La mia preoccupazione è che, per dire, se io voglio comprare una macchina elettrica non riesco a comprarmela perché ha un costo che è esagerato. Al momento la macchina elettrica più piccola sul mercato, che si guida nemmeno con la patente B ma con la patente dello scooter, avete presente qual è quella piccolina? Sì, che sì. È fatto per Milano, costa 9.000 euro. 9.000 euro per una macchina di quel genere è una cifra assurda, con una capacità di ricarica peraltro bassissima. E l'altro paradosso, e qua è insito anche quello che diceva Fiano prima, cioè è giusto che l'Europa debba imboccare una strada del green, è giusto anche che debba fare da capofila e magari impegnarsi anche con la Cina, perché il paradosso è che la Cina è il paese più inquinante al mondo e ci sta per inondare di auto elettriche, cioè sfrutta la nostra ossessione giusta di andare verso il green per fare soldi e inquinare a sua volta in casa sua, perché siccome le macchine elettriche come la Tesla prodotte in Occidente, ma anche quelle negli stili delle normali aziende europee, penso a FCA, PSA, sono molto care, stanno arrivando dalla Cina delle macchine sotto costo, come tutto quello che proviene dalla Cina, peraltro anche belle, sviluppate con una buona tecnologia, però fatte in un paese dove non c'è la democrazia, con orari di lavoro inesistenti, senza sindacalizzazione, con uno sfruttamento massiccio di terre rare e alcuna garanzia dello smaltimento post mortem delle batterie. Però scusa Del Vigo, in parallelo a questo, sia la von der Leyen, ma anche in Italia,
Molte voci dicono svegliamoci, cioè mettiamoci a produrre. L'Enel ha fatto uno stabilimento per la produzione di batterie e un altro per la produzione di pannelli solari. In Italia abbiamo una delle più grandi aziende di produzione elettronica, la ST Micro Electronics, che produce i pezzi, insomma, le componenti elettroniche, quindi produce un sacco di scarto di silicio, e ho sentito vari imprenditori che dicevano si possono benissimo utilizzare quegli scarti per produrre pannelli. Cioè l'Europa o l'Italia in generale possiamo anche cercare di resistere al gioco della Cina, che giustamente dice ciocca, noi rinunciamo a delle cose e quelli ci, noi diciamo questa cosa non la possiamo fare noi, e quelli della Cina arrivano al paese a regime, arrivano qui e ci crescono a doppio numero, perché sì, il loro prodotto interno lordo cresce di due cifre, noi siamo a 0,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 
Quindi abbiamo, diciamo, tutta la tecnologia a disposizione, però se il milanese non può mettere più l'auto in garage perché la colonnina non gli carica la macchina e chi l'ha comprata ce l'ha in strada, chi ha potuto comprarsela? Chi invece ne noleggia dice, beh, ma quella benzina la trovo sempre piena, in 5 minuti l'ho caricata, vado a prendere quella elettrica, non c'è anche lì da caricare, cioè siamo sempre lì. Tutto può essere migliorato. Alla riflessione che è stata fatta prima dal vice direttore del giornale, cioè il tema è, tu non devi imporre, devi creare quelle condizioni affinché l'obiettivo che vuoi raggiungere si raggiunga in modo virtuoso e in modo naturale, e questo è l'approccio, cioè è lì. Ma volevo aggiungere un dato, se posso, che certo. scusa l'interruzione, però è pertinente a quello che stava dicendo. In Basilicata, Molise e Sicilia non esistono colonie di ricarica autostradale. Bravissimo. Quindi uno deve uscire dall'autostrada, fare la ricarica e rientrare in autostrada. È scomodo, cioè io penso che anche un ecologista convinto, davanti alla scelta tra un motore a benzina e un motore elettrico, poveraccio, perché probabilmente vorrebbe scegliere quello elettrico, dice, ma dove ci vado? Però scusate, per dire tutta la verità fino in fondo, noi, senza fare polemica politica, noi abbiamo avuto governi che hanno tolto le facilitazioni fiscali sugli impianti di energia rinnovabile, sugli impianti di pannelli solari sostanzialmente. Abbiamo avuto delle fasi altalenanti. Se voi chiedete a un imprenditore di energia solare in Italia come è andato l'andamento delle facilitazioni fiscali per produrre energia e ricavarne un beneficio, fare un investimento e ricavarne un beneficio economico, voi vedete un andamento, perché abbiamo fatto delle enormi facilitazioni, poi sono state tolte da altri governi, poi le abbiamo rimesse. Cioè non è che è tutto colpa dell'Europa o colpa del caso. Se tu vuoi diciamo così, contrastare il monopolio gigantesco che la Cina ci impone su una marea di roba e nel contempo strutturare questo paese a favore delle misure alternative, però devi anche avere delle politiche che aiutino a fare questo. Quello che dice lui sulla mancanza di colonnine elettroniche è assolutamente, poi, che è una fotografia di certe cose del mezzogiorno, cioè che comunque dal punto di vista infrastrutturale in certe parti del mezzogiorno c'è un ritardo. Devi incentivare queste cose, devi aiutare fiscalmente queste cose. Certo, sì, ma anche però una famiglia che vuole comprare un'auto elettrica a Milano poi dice, beh, ma io ci giro in città, allora cosa la compro a fare per girare in città? Fino alla Basilicata ogni stazione autogrill sulle autostrade italiane ha le colonnine di ricambio, quindi questo non è per adesso, perlomeno però l'Europa deve essere protagonista anche in quegli incentivi fiscali. Certo. Perché se mette la regola e non mette le risorse, o ancor peggio, mette la regola e se il governo mette delle risorse poi col patto di stupidità boccia la manovra, e capite. Però da casa che scrivono, non si può essere contro ogni provvedimento dell'Europa e poi approvare senza battere ciglio ogni legge che impone. Concordo, hanno perfettamente ragione. Abbiamo una pattuglia italiana che dovrebbe ogni tanto avere il coraggio di votare anche contro. Allora, io devo andare in pubblicità, dopo appunto vi mostreremo che non è solo il passaggio green, quello difficile da fare, ma anche abitare in città, a tra poco. Rieccoci in studio, allora vi faccio vedere una notizia che non è fresca ma che ci permette di cambiare argomento, ovvero Elon Musk, che è il, diciamo, l'ideatore, no, della famosissima auto elettrica, che vive in 37 metri quadrati di un monolocale, lui che è uno dei più grandi miliardari al mondo. Allora ci apre a questo tema degli affitti carissimi a Milano, un ragazzo che vive in 9 metri quadrati a 650
euro al mese. Adesso ovviamente tra poco ci collegheremo direttamente con lui per farci raccontare la sua storia. Allora, cosa pensate innanzitutto di questa protesta delle tende che c'è stata? Beh, intanto perché qualcosa ha smosso. Di togliergli l'ipotesi che c'è un legame di causa-effetto sul fatto di vivere in un monolocale e diventare miliardario. Ecco. Non facciamoli pensare questa roba. Se no. No, no, infatti. Penso che questi ragazzi sono riusciti a sollevare un problema che è un problema che esiste da anni, no? Il fatto della difficoltà di trovare un alloggio per studenti, ma non solo, anche per famiglie, alla portata delle possibilità. Quindi vogliamo investire sul nostro futuro, non posso pensare che una famiglia o un ragazzo non abbia la possibilità di trovare casa per andare a studiare o per venire a studiare. Però questo è un tema, è chiaro che è frutto di scelte urbanistiche della città, eh? Cioè non pensiamo che non ci sono delle responsabilità. Se tu non governi lo sviluppo di una città pensando a questi reali bisogni, è chiaro che poi ti si presenta il bisogno e non è la risposta. Ecco, poi il governo può metterci delle pezze. Noi abbiamo provato a intervistare chiaramente i giovani, poi da Milano, dal Politecnico, si è espanso in tutta Italia questa protesta che apre un enorme vuoto in quella che è una città che è profondamente cambiata, ma che sì, ha bisogno del turismo, quello che vuoi, però ha bisogno anche di gente che ci abita e che ci viva. Allora, 20 anni fa Via Monte Napoleone era l'undicesima via più cara del mondo, oggi è la terza via più cara del mondo. E questo dice tutto. Quindi a Milano, soprattutto dopo l'Expo, in generale, qui credo che ci siano dei, come dire, dei cultori del mercato, il mercato ha stabilito, ha costruito il fatto che Milano diventasse un centro di attrazione. Complessivamente nell'area milanese ci sono 65 centri di formazione tra università, accademie, scuole superiori, master, 65 centri di formazione. Arrivano in questa città decine di migliaia di ragazzi da fuori Milano perché è il miglior centro italiano e non solo italiano, anche europeo, pensare a Bocconi, Politecnico, per molte materie, e quindi c'è un problema. Ovvio che lo sviluppo di Milano debba anche, quindi le amministrazioni che gestiscono l'urbanistica debbano anche e si sarebbero dovuto occupare anche di questa questione, debbano occuparsi di questa questione, ma però dobbiamo decidere chi è stato in questi anni cultore del libero mercato. Non è che poi può chiedere sempre al pubblico, sia amministrazione locale che Stato, diciamo così, di risolvere una questione che deriva dall'investimento sul libero mercato. Io penso che manchi in questo paese da moltissimi anni, da quando io ero in consiglio comunale che facevo questa battaglia, una politica in questo paese, quindi non dico un governo di centrodestra, un governo di centrosinistra. Da quando è finito l'utilizzo dei fondi GESCAL, tratti dalla fiscalità dei lavoratori, è finita una politica di costruzione, o quasi finita, di edilizia pubblica, e questo c'entra, perché la realizzazione di edilizia pubblica nel nostro paese, quindi non è una questione solo milanese, calmiererebbe moltissimo il mercato del prezzo. Dopodiché bisogna anche aumentare i controlli, perché tutti noi che siamo qui oggi a parlarne sappiamo che nella città di Milano moltissimi degli alloggi per studenti vengono dati al nero o in nero, non so come lo volete dire, e quindi non ci sono controlli, e che a Milano è diventato un investimento avere un appartamento, comunque una cosa da affittare, sia agli studenti che in Airbnb o comunque locazioni brevi, è diventato un investimento, e quindi c'è chi lucra tantissimo su questa questione. Sì, ma Del Vigo, come siamo arrivati a questa situazione? Perché stiamo diventando tra l'altro come Parigi. Adesso ironizzando abbiamo preso qualche immagine da mostrarvi di quel famoso film con Pazzetto, Il ragazzo di campagna, in cui praticamente già all'epoca era così, nel senso che ti davano dei piccolissimi spazi a cifre folli, però ecco, siamo come Parigi, cioè ogni metro quadro vale. Volevo partire anch'io, avendo un pantheon culturale molto alto, da ragazzo di campagna, evidentemente Pozzetto apposta per questo, perché ci siamo ricordati che evidentemente il problema delle locazioni a Milano è un problema molto antico, molto vecchio. Dopodiché i prezzi sono saliti evidentemente perché Milano è diventata una città sempre più attrattiva. Da un lato io rispetto tantissimo le proteste dei ragazzi, però penso anche che abbiamo intervistato alcuni di loro che non volevano fare 20 km, un po' di pendolarismo può esistere comunque. Il paradosso, io sono d'accordo anche con quello che diceva Fiano, non sul mercato,
perché non credo che sia solo ed esclusivamente colpa del mercato, è colpa di una città che evidentemente è diventata molto attrattiva. Colpa del mercato nella misura in cui, e secondo me sarebbe sbagliato farlo, non si possono calmierare i prezzi. Dopodiché che ci sia un problema che non ha risolto nessuno, né i governi di centrodestra né quelli di centrosinistra, di edilizia popolare, ma penso, faccio un esempio che non c'entra con Milano. Io sono proveniente dalla città della Spezia. Alla Spezia ci sono delle caserme intere che sono totalmente inutilizzate, abbandonate. Sapete bene, Spezia era una città dove c'era l'arsenale, certo. Ancora c'è la marina militare. Perché queste strutture non vengono riutilizzate, date agli studenti, punto interrogativo? Perché? Immagino che ce ne siano anche a Milano, certo. Cose che non ha fatto nessun governo, o governo comunale, nazionale o regionale, né di centrodestra né di centrosinistra, quindi non mi interessa la questione politica. Dopodiché Milano sta diventando una città che ha i prezzi di New York, della New York del 2023, ma ormai i rischi del Bronx degli anni 90, degli anni 80, perché paradossalmente è una città che ti offre tantissimo e costa ed è carissima, ma ha un problema di sicurezza che è sempre più evidente. E l'ultimo problema di sicurezza che abbiamo visto è stato quel video che ha scioccato tutta Italia della trans, non so come si dice nel modo più corretto, picchiate in centro città in un orario di transito anche per i bambini. Ecco, Milano vive questo doppio paradosso, carissima da una parte e pericolosissima dall'altra. Però secondo me non è un paradosso, secondo me, perché io non penso che siamo ancora al Far West, ma comunque per fortuna. Ma non è un paradosso, perché tu hai citato delle città, io conosco a parte New York, anche Detroit, cioè città che sono state, sono diventate per alcuni aspetti molto care, molto ricche, molto attrattive, e producono una grande disparità, perché oltre a un piccolo pezzo di popolazione che diventa ricca e, come dicevi giustamente tu, come diceva Ciocca, può comprarsi l'auto elettrica molto cara, poi rimane una parte invece che è fuori dal giro, molto povera. Ecco, ne torniamo a parlare, perché nel mezzo appunto ci sono gli studenti. Allora, come anticipato, abbiamo il telefono, saluto e ringrazio Alessandro Cerrioni, che è il dottorando del Politecnico di Milano, che appunto ci ha raccontato la sua storia un po' alla Pozzetto, cioè che vive in 9 metri quadri a 650 euro al mese, quindi capire un po' come ci è arrivato lì, se è riuscito a trovare un'altra sistemazione nel mentre. Ciao Alessandro, ben trovato. Ciao, mi sentite? Assolutamente sì, forte e chiaro. Come va la testa? Perché ho letto delle capocciate sul muro. Sì, no, in realtà quello è stato un po' un artificio giornalistico, anche se chiaramente ogni tanto capita. Sì, no, noi vediamo appunto intanto la fotografia, intanto che tu stai parlando, cioè, dell'immagine del letto, insomma, ci faceva tutti immaginare un po' così. Allora, tu già avevi vissuto in precedenza a Milano, giusto? Esattamente, sono arrivato qua nel 2017. Sì? E per fare la triennale appunto al Politecnico. Che quindi avevi 18-19 anni? Sì, 19. Ok. Appena finito il liceo. E avevi trovato una sistemazione più economica? Sì, diciamo che stavo sempre in zona comunque Udine, in quelle zone lì, che comunque ancora oggi è considerato quasi centro anche quello, però all'epoca era già ai bordi forse della città, sì. Non lo so. E all'epoca comunque puntavamo sui 400 euro per una singola, che diciamo sono comunque prezzi che erano paragonabili, diciamo, anche ad altre città così importanti, mentre oggi, diciamo, la situazione è notevolmente cambiata, soprattutto per gli studenti. E soprattutto, cioè, io parlo anche da una condizione che io sono conscio di essere fortunato, perché i miei mi hanno sempre supportato, perché i miei sono benestanti, ma non è così per la maggior parte delle persone. Certo, tanti altri tuoi compagni si trovano nella stessa situazione. Esatto, e molti non vengono per niente a Milano, perché ok, non è necessario venire a Milano, ma molti corsi di studi si trovano solamente qui. E vanno frequentati, giusto? Anche... Poi è anche un piacere. Che dottorato è? Che specializzazione ingegneristica fisica. È? Fisica. È ingegneria fisica. Mio figlio fa ingegneria informatica specialistica. Ecco, quindi abbiamo trovato anche delle similitudini. Alessandro, adesso stai cercando una casa condivisa? Sì, in realtà prima, diciamo, di questo qua l'avevo già trovata e stavo, diciamo, finendo il mese nella casa inclinata. E sì, l'avevo già trovata in una casa condivisa, sempre nella zona, diciamo, Lambrate e Udine. Ok, quindi la zona dove stavi, però con prezzi completamente cambiati e diversi rispetto a prima. Esattamente, esattamente. Infatti è molto quello il punto. Diciamo, l'ho ritrovata a 600, circa 650 euro per una stanza, e tra l'altro mi viene costantemente detto che è una situazione estremamente fortunata, e anche rispetto a quello che vedo è vero. Certo, rispetto a... Posso fare una domanda delicata? Sì.
Scusa, una domanda delicata, se non vuoi non rispondi. Sai che è venuta in mente anche a me? Vediamo se il la... pagamento di questa, di questo esatto. monolocale di 9 metri quadri dove abiti è un pagamento regolare? Cioè denunciato? Sì, c'è un contratto? Contratto regolare. Ok. Ecco, ma cioè, poi vogliamo anche capire se ti hanno riconosciuto. È arrivata la telefonata del padrone, no? Allora, è arrivata proprio questa mattina, ecco. E non so se ha fatto finta di niente, ma lui è ignaro di tutto. Quindi... Vabbè, comunque meglio Ciocca, adesso poi ne parliamo. Comunque non è vietato, comunque, visto che tutto è in regola, dare la realtà dei fatti, e non è una realtà singolare, è una realtà reale, diffusa. Che colpi diffusa. Tu cosa chiederesti, visto che qui però secondo me, scusa, qui parla l'architetto, ma io se la foto è fatta bene, che quella distanza tra il letto e il tetto sia regolare dal punto di vista del regolamento edilizio, ho i miei dubbi. Poi magari la foto distorce, comunque vai. Alessandro, tu qua hai la possibilità di parlare con un europarlamentare del centrodestra, poi abbiamo il Fiano, che è appunto del Partito Democratico, un giornalista, vice direttore del giornale. Cioè, che cosa chiedi? Cosa chiederesti a nome di te e dei tuoi compagni? Esatto, io vorrei che innanzitutto in questa situazione sia completamente apolitica e apartitica. Cioè, politica chiaramente è impossibile, perché comunque bisogna fare delle scelte. Sì. Però vorrei solamente, diciamo, porre che vengano proposte soluzioni a questo problema. E tra le tante che ho sentito sono appunto i silenzi, gli studenti soprattutto, e diciamo anche altre soluzioni che vanno a minare, cioè vanno a alleggerire i carabinieri. Certo, adesso ne parliamo. Intanto ti ringraziamo molto, ringraziamo te e il collega del Corriere Matteo Castagnoli che ti ha scovato e ci ha appunto condiviso la tua esperienza, ci ha permesso di condividere la tua esperienza. Grazie, ciao. Ciao, buona continuazione. A te. Allora andiamo in pubblicità, dopo capiremo appunto come cercare insieme anche di affrontare tutto questo tra poco. Rieccoci in studio, allora grazie per l'attesa, grazie ancora a Alessandro Cerioni per la sua esperienza, che appunto lui alla fine, da quello che ho capito, sarebbe pro un canone concordato, che sarebbe forse l'ideale, o no? Perché poi c'è anche chi affitta e che non è una grande proprietaria di, non so, Airbnb, c'è anche il privato che affitta, poi col canone concordato non è così facile. Allora, diciamo che i prezzi li fa il mercato e la regola è molto semplice, domanda e offerta. Se l'offerta dedicata allo studente è bassa, chi ha la possibilità ne approfitta. Per quello che serve una politica urbanistica, ma oggi è un po' tardi, cioè non è immediata, e quindi serve uno strumento immediato, e per l'immediatezza va sicuramente bene l'idea di usare gli spazi delle caserme, va sicuramente bene dare un incentivo per abbattere il canone, perché è immediato, non abbiamo il tempo di aspettare la trasformazione di un'area e magari con un piano integrato di intervento o altri strumenti urbanistici negoziare uno spazio dedicato e calmierato per gli studenti o per determinate famiglie bisognose. Lo strumento ideale è sicuramente la pianificazione urbanistica. Purtroppo la si è sbagliata in molte città e ci si è distratti dall'interesse collettivo, magari a vantaggio dell'interesse invece della speculazione immobiliare. Ecco. Oggi per superarla ci vuole un contributo statale per abbattere il canone, non c'è un'altra strada, e il riuso di patrimonio edilizio pubblico. Però ci sono enti per il diritto allo studio, chi è che dovrebbe garantire comunque questo? Non perché ci sono i soldi, il governo ha incontrato, il governo con il sindaco, forse anche il presidente della regione, non mi ricordo, ha incontrato i rettori delle principali 5-6 università milanesi, tutti d'accordo, facciamo degli studentati i soldi? Cioè, quando anche Del Vigo dice riutilizziamo gli spazi, a parte che il demanio militare per esperienza diretta, per aver provato in varie occasioni, è quanto di più difficile ci sia da trattare. Poi forse la Meloni rimette, no, la leva militare? Vabbè, questo non lo so. Per comunque fare quelle operazioni servono i soldi. Cioè, se è un'operazione pubblica, allora, se è un operatore privato, oggi Milano è pieno di proprietà dei fondi sovrani del Qatar, no? La zona di Gaio Lenti, ci sono molti palazzi di fondo. La pianificazione urbanistica può cercare di imporre che tu faccia delle realizzazioni anche pubbliche, non è una cosa semplicissima, ma dopodiché se tu vuoi invece lo studentato, se lo vuoi fare, devi decidere di fare degli impieghi pubblici. I 600 milioni che il governo Meloni ha
sbloccato del PNRR, chiedendo a Bruxelles la possibilità per la realizzazione di studentati, sono soldi che vanno a iniziative private. Poi ovviamente i comuni possono cercare di, come dire, di fare accordi con questi privati per stabilire il costo per i ragazzi di andare in quegli studentati, ma ricordiamoci, non abbiamo ancora messo dei soldi per le iniziative pubbliche. Quello che servirebbe è investire dei miliardi dello Stato per tutte le città, soprattutto a grande affollamento studentesco, Milano, Roma, Napoli, Torino, Bologna, non lo so, per realizzare degli studentati, per esempio negli spazi abbandonati o dismessi, ma ci vuole un investimento pubblico per farlo. Sì, Del Vigo, sono 700.000 gli studenti fuori sede, no? Quindi comunque questo è uno dei casi. Poi ci sono anche quelli, i lavoratori che lavorano per esempio nella scuola, adesso l'esagerazione di quella, di quella assistente bidella che da Napoli veniva a Milano in treno, che poi non era neanche vero probabilmente. Poi non era esattamente così, era come dire una leggenda metropolitana, sì, filtrata da, un, come dire, da alcuni vizi giornalistici che per carità abbiamo tutti. Sì, Milano è una città molto cara. Io sono stato ormai tanti anni fa, una quindicina d'anni fa, anche io uno studente fuori sede che abitava qui, ero costretto a condividere una stanza con una persona. Già allora le cifre erano molto alte, ovviamente adesso sono lievitate in modo mostruoso. Sì, credo che ci debba essere un investimento statale. C'è anche da dire che al momento noi abbiamo fatto una piccolissima inchiesta, ma i campus studenteschi hanno dei costi stratosferici anch'essi, cioè per un campus costa quasi 400-500 euro a stanza. Ah, ecco. Quindi non sono al momento più tanto più economici nemmeno delle case private. Beh, un po' sì, dai. Un pochettino sì, senza dubbio, però il problema sì, sicuramente va risolto con degli investimenti pubblici, su questo non c'è un breve dubbio. Come diceva Ciocca, è il mercato che decide di fatto, però evidentemente per chi viene qui a studiare si devono trovare delle soluzioni a cifre inferiori rispetto a quelle che ci sono al momento, perché altrimenti poi diventa un problema che già esiste, questo problema che per studiare a Milano si deve essere per forza figli di famiglie ricche, perché uno che non ha una famiglia ricca, perché io non sfido a trovare un genitore che possa pagare 800-700 euro al mese a uno studente per 5 anni, è un investimento mostruoso, fare solamente una famiglia abbiente. Una famiglia non abbiente non può permettersi di mandare il studio a studiare a Milano. Più il costo allora, dell'università e più il costo della vita a Milano. La vita a Milano e tutto quello che comporta abitare a Milano, che ha dei costi anche dal punto di vista, come dire, anche banalmente dell'alimentazione, superiore a quasi tutto il resto. Scrivono da casa, scrive Silvio, ma il metro cubo, metro quadro. Scusate, do i numeri. Il metro quadro minimo per l'agilità abitazione a Milano non è 28 metri? Sì, ha ragione. E poi ancora scrivono, ma il PNRR allora, il finanziamento, non doveva mettere a disposizione tanti posti? Anche questi saperli utilizzare. Queste risorse che devono arrivare a terra, del quale si sono promessi numeri importanti, vanno fatti atterrare anche su questi bisogni, anche su questa progettualità. Questo è un tema, quindi sicuramente. E poi scrivono ancora, come sono funziona in altri paesi, del Francia, PNRR, Germania, sì, poi ci fanno i paragoni con gli altri paesi, no? Francia, Germania, beh, chiaramente poi la cosa si espande, ma bisogna capire se adesso sull'onda delle prime tende chiaramente si espande questa se cosa, ma si può avere una soluzione. Noi dobbiamo essere onesti con il pubblico, a Milano, oltre al proprio appartamento, oppure non so, investire su avere un appartamento nella zona della Bocconi o nella zona del Politecnico, nella zona del Statale, è un investimento super in Italia. Però tu dicevi che la zona dove va tuo figlio, visto che prima l'hai citato tu, se no non mi permetterei. Lui per fortuna è milanese, non ha bisogno di affittare una camera. No, ma la zona dove va lui è pericolosa, l'altra volta in puntata dicevi lì io ho paura che esca. No, non questo ragazzo frequenta il Politecnico, sì, zona Leonardo. Okay. Quella che è pericolosa è la zona Bovisa, è la seconda sede del Politecnico, zona Bovisa, lì ci sono stati, vi c'è stata un'aggressione a un ragazzo, ve lo ricordate? Certo, col coltello volta, per rubargli il telefonino, so, beh, allora, a questo punto Del Vigo, se un genitore dovesse scegliere, dice ma io preferisco prendergli in Bovisa una casetta, che se studia la sera come fanno i corsi appunto, dove si esce anche tardi, va a casa, non che deve prendere il treno a tornare indietro, poi sicuramente è un sacrificio che si può fare il treno, però... Certo, la scelta assolutamente preferenziale è quella dell'abitazione, penso che chiunque abbia fatto lo studente fuori sede preferiva fare lo studente fuori sede con la sede fuori, nel senso avendo una casa nella città di residenza, della città di studio, piuttosto che fare avanti e indietro. Dopodiché, secondo me, questo è un problema che va risolto. Al netto di tutto questo, io penso che dalla pandemia dobbiamo portarci dietro qualche esperienza positiva. Per cui dico, questo lo dico perché al momento non se lo può permettere, perché ricordiamoci che poi non c'è un nesso, ovviamente, come diceva giustamente e sagacemente Piano, fra il monolocale e diventare miliardari, ma ci sono anche persone che ci stanno ascoltando, che non possono permettersi di venire a Milano.
non possono permettersi di frequentare questi atenei. Per fortuna ci dobbiamo portare dietro l'ascito del Covid, è che una didattica a distanza si può comunque fare. C'è una speranza di ascensore sociale che si fa solo attraverso lo studio, può passare anche attraverso questo. Mi rendo conto che è molto più bello, divertente e esperienziale venire a Milano, venire in un'altra città, però non dobbiamo nemmeno far passare il concetto che chi non può permettersi la casa a Milano non può studiare. Questo assolutamente no. I soldi per farlo saranno la casa dirigente del futuro. Grazie per averlo detto, un saluto a te. Grazie Francesco Del Vigo, vice direttore del giornale, grazie. Un saluto anche a Angelo Ciocca, eurodeputato Lega. Grazie a voi, un saluto a tutti. E ad Emanuele Fiano del PD. Un saluto a tutti, buona giornata. Non andate via, dopo la pubblicità ritorna Metropoli, sta tra poco. Rieccoci in studio, ben ritrovati con le news dal settimanale Credele. Saluto e ringrazio Paolo Rappellino, giornalista, ben trovato. Buona giornata a voi e buona giornata a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Partiamo dalla storia di copertina, come sempre, con Puppi Avati, un nome che conosciamo, un volto che è anche, insomma, di casa, di famiglia. Sì, sì, è così. Dedichiamo appunto la copertina a Puppi Avati, che è un grande del cinema italiano, ma oramai insomma un po' anche un patriarca del cinema italiano, ha raggiunto gli 84 anni ed esce al cinema con un nuovo film. Un nuovo film che fa un po' da spunto a questa intervista a 360 gradi che ha concesso dalle pagine di Credere, che riguarda naturalmente appunto l'ultimo film, ma più in generale la sua vita e la sua fede, perché Puppi Avati è anche un uomo di fede e devo dire un uomo di fede che però ha il coraggio anche di svelarsi in alcuni aspetti più personali, per esempio dicendo sì, la fede per me è una dimensione molto importante, centrale nella mia vita, ma dice non si può evitare di dire che poi i dubbi ti vengono e ti domandi ma Dio esisterà davvero per così come me lo immagino, e mi sembra che abbia avuto appunto il coraggio di svelare domande che un po' tutte le persone portano con sé. Lui tra l'altro anche simpaticamente dice oramai sono ai titoli di coda della mia vita, noi naturalmente gli auguriamo ancora una vita lunghissima, e dice quindi mi posso permettere anche di parlare più liberamente qualche di riflessione alcuni aspetti in più. esatto vediamo che lì l'immagine di quando era lettore per la maratona biblica, no? Sì, perché lui comunque appunto ha questa sua appartenenza di fede che è nota e quindi spesso viene invitata in eventi, in appuntamenti, e devo dire che anche questo film che ha realizzato già nel titolo ha un chiaro riferimento religioso, perché si intitola La 14ª Domenica del Tempo Ordinario, che per chi frequenta le messe è in realtà una citazione dalla liturgia, è il nome tecnico con cui si indicano le diverse domeniche che vengono chiamate appunto con un numero: tempo ordinario, tempo d'avvento, tempo di quaresima. In realtà però il film non parla affatto di religione, perché un po' nello stile di Puppi Avati, che tutti ricorderanno, realizza un po' sempre questi film che sono delle vere e proprie epopee nella vita delle persone. È la storia di due ragazzini che a 14-15 anni si giurano amicizia perenne, e poi però il regista li segue nello sviluppo della loro vita quando le vicissitudini, le difficoltà concrete della vita in realtà un po' li allontana. Poi non spoileriamo oltre, ma insomma un film molto in stile Puppi Avati, ecco vedo che avete messo nell'intervista la bellezza della vita e la follia di darsi totalmente senza riserve. Sì, su questo lui poi appunto, come dicevo, entra anche in una dimensione più personale. Il film affronta in qualche modo anche il tema del matrimonio di questi due ragazzi quando diventano grandi, e lui sposta dal film alla sua dimensione personale, alla sua vita personale, ed è lì che allude al donarsi per sempre, perché lui è sposato da tantissimi anni con sua moglie e ci ha spiegato che in realtà questa cosa non è affatto un peso, non è affatto una noia, ma anzi è molto felice di aver avuto la fortuna di poter condividere una vita così lunga con la sua sposa, e credo che sia ciò che potrebbe dire chiunque è protagonista di un matrimonio ben riuscito. È vero. Allora, amare e sognare senza limiti, avete proprio azzeccato come sempre il mood di questa bella intervista. Poi ormai siamo curiosissimi di vedere anche il film. Nel mentre, appunto, passando oltre, sfogliando Credere, troviamo anche la storia di un'associazione, l'associazione Casa Amica. E qui veniamo invece a Milano, perché Casa Amica nasce a Milano, e anche questa è una storia davvero molto interessante, spero insomma per i lettori che ci vorranno venire a cercare nelle edicole o ai banchi dei supermercati, delle riviste, anche nelle librerie cattoliche si può trovare Credere. È la storia di Lucia Vedani, la fondatrice di Casa Amica, una storia che affonda le sue radici negli anni Ottanta. La signora Vedani all'epoca era la mamma di quattro bambini, abitava nella zona di Città Studi, vicino a Piazzale Gorini, dove c'è la sede dell'Istituto dei Tumori. Lei dice: alla mattina accompagnavo i miei figli a scuola e in Piazzale Gorini vedevo delle persone che dormivano sulle panchine e mi domandavo ma chi sono queste persone.
magari dei clochard, no, erano i mariti o i fratelli di persone ricoverate all'Istituto dei Tumori che arrivavano da altre parti d'Italia per curarsi in questo centro d'eccellenza. All'epoca lavoravano lì tra gli altri il professor Veronesi, però queste persone giustamente trovavano difficoltà a pagare magari un mese, due mesi, tre mesi di albergo con i prezzi di Milano e quindi dormivano per strada. Così Lucia Vedani si lascia provocare e dice: queste persone che già stanno soffrendo perché hanno un parente ammalato di cancro, non possiamo abbandonarli così. E pezzo per pezzo dà vita a questa associazione che oggi arriva a contare diverse case dove appunto viene dato un alloggio a prezzo calmierato, in alcuni casi anche gratuito, ai parenti e oggi spesso anche alle stesse persone che sono in cura, perché oggi il cancro per fortuna si cura e quindi ci sono delle persone che vivono molti anni, che di fatto sostanzialmente guariscono, ma che hanno bisogno di controlli periodici o di condurre delle terapie che richiedono di rimanere vicini alla sede dell'ospedale, spesso anche bambini. E allora a Casa Amica, nelle diverse sedi, viene data ospitalità ai parenti, ma anche a volte alle persone in cura. Un'opera davvero benemerita, che ha portato Lucia Vedani a ricevere l'Ambrogino d'Oro, più che meritato, ma che oggi davvero si è espansa, perché hanno una casa a Lecco, hanno una casa a Roma, quindi un esempio virtuoso che poi ha spinto altre associazioni, tant'è che oggi a Milano Casa Amica non è l'unica realtà ad offrire un posto letto alle persone che vengono a curarsi. Quindi più di 30 anni veramente di accoglienza, ha iniziato così, no? Passando di lì e toccando con mano quella che è una realtà di tanti. Pensa che lei ha scritto un libro anche dicendo una panchina mi ha cambiato la vita, certo. Alludendo proprio a quella panchina di Piazzale Gorini dove vedeva queste persone trascorrere la notte alla diaccia. Poi ha avuto anche la visita di Papa Francesco. Ha avuto la visita di Papa Francesco quando Papa Bergoglio è venuto in visita a Milano. Tra le tante tappe appunto che ha realizzato in giro per la città c'è stata anche quella, un po' appunto a consacrazione di un'esperienza il cui valore, lo ribadisco, credo oggi sia quello di dire come questa esperienza sa dare una risposta, dobbiamo trovare altre risposte analoghe e quindi in qualche modo moltiplicare associazioni di questo tipo. Assolutamente, è un bellissimo invito. Tra gli inviti di credere c'è anche quello di andare a visitare posti di fede, i vostri itinerari. Questa è una cosa che facciamo tutte le settimane, sì. Che so che a te Stefania molto. Poi lascia, come dire, il ricordo piacevole di credere, sì, proviamo un po' sempre anche a sognare, a desiderare, certo. Le vacanze, i viaggi, i pellegrinaggi. Questa volta per la verità andiamo un po' lontani, non è esattamente una gita fuori porta, perché siamo a Guadalupe in Spagna, in una zona quasi al confine con il Portogallo, dove sorge questo monastero reale di Guadalupe che però ha una storia affascinante e poi, come vedete dalle immagini, ha un'arte affascinante. Come un po' si vede anche appunto dalle immagini che sono inquadrate, il monastero di Guadalupe, che è all'incirca del 1300-1400, è in realtà un innesto di due stili artistici, quello cristiano e quello musulmano. Ah. Perché la penisola iberica, la Spagna, il Portogallo, durante il Medioevo erano state sostanzialmente conquistate dai Mori, dai turchi, che quindi erano appunto di fede islamica, e avevano portato lo stile e l'arte tipico delle moschee, dei minareti. Questa fusione appunto di stile d'arte lo si vede in modo particolare in questo monastero, che però poi è particolarmente interessante per la sua storia, perché, come dice il nome, Monastero Reale, è legato ad una leggenda dell'apparizione della Madonna che avrebbe mostrato una statua che era stata nascosta. Lì è stato poi costruito una chiesa e quando un re di Spagna combatteva lì una battaglia contro appunto i turchi, i Mori, attribuì la vittoria della battaglia alla Madonna e decise di far costruire questo grande monastero. Da quel momento il monastero è diventato il Monastero Reale. Quando poi Isabella di Castiglia e Ferdinando d'Aragona, i reali di Spagna che mandarono Cristoforo Colombo in America per scoprire l'America, in realtà pensavano di trovare la strada per andare verso le Indie, ecco, inviarono Cristoforo Colombo, l'esploratore quando tornò andò lì proprio in pellegrinaggio per rendere grazie della scoperta dell'America e quindi c'è una sorta di filo misterioso, di filo rosso che collega Guadalupe spagnola con la Guadalupe messicana, infatti, che è l'altro famoso santuario, certo. Quello di Guadalupe in Messico. Tutti conoscono la Guadalupe messicana, questa, la Madonna Morenita, molto venerata anche dagli immigrati che arrivano dal Sud America qui in Italia, ma in realtà quel santuario messicano prende il nome da questo santuario spagnolo. Così abbiamo raccontato forse un po'
po' un inedito per i nostri ascoltatori, che non era noto e non era conosciuto. Assolutamente, diciamo che queste sono visite molto interessanti, no, per tutti noi, perché ci danno degli spunti. È un po' il bello di quando la storia svela dei retroscena che ci aiutano appunto a scoprire dei legami che altrimenti noi non troverebbero. E il fatto stesso appunto che questo santuario sia legato alla famiglia reale spagnola ha fatto sì che poi tanti personaggi famosi siano andati lì in visita e in pellegrinaggio, per esempio Cervantes, che è lo scrittore di Don Quixote. Quindi chi va lì in visita, in realtà oggi sono migliaia i pellegrini, vista la bellezza di questo luogo che è anche patrimonio dell'UNESCO, va lì in realtà inserendosi in una lunga tradizione di pellegrinaggio che si può tranquillamente dire prosegue ininterrotta dal Medioevo fino ai giorni nostri. Certo, da Colombo a Cervantes ci hai dato uno spunto veramente interessante di storia. La mia voce ormai è arrivata alla fine. Siamo arrivati alla fine della giornata. Esatto, per lunedì si ricaricherà. Però. Certo. Ricordaci dove possiamo trovare Credere. Ma Credere, appunto, come sempre, si trova nelle edicole. Qualora nelle edicole non ci sia, basta chiedere all'edicolante di prenotare una copia per la settimana successiva, ma poi siamo sui banchi dei supermercati, dove ci sono le altre riviste, nelle librerie religiose, in modo particolare le librerie San Paolo e Paoline, e poi c'è anche la possibilità di fare l'abbonamento digitale, basta andare sul sito www.edicolasanpaolo.it, dove si trovano anche Famiglia Cristiana, Jesus e le altre testate del nostro gruppo editoriale. Per chi smanetta un po' di più con i tablet, i computer, c'è la possibilità di fare l'abbonamento anche digitale. Allora ricordiamo, riepiloghiamo insieme la storia di copertina con Pupi Avati. Quella imperdibile. Pupi Avati con qualche retroscena sulla sua vita privata. Ricordaci il titolo, che così il film è La quattordicesima domenica del tempo ordinario al cinema, mentre il titolo che abbiamo dato noi alla storia di Pupi Avati è Amare e sognare senza limiti, ecco la felicità, che è un po' una promessa anche di ottimismo, e di ottimismo in questo periodo ne abbiamo bisogno. Certo, quindi così vogliamo chiudere il Metropolis di oggi. Grazie a Paolo Rappellino, giornalista di Credere. Come sempre grazie a voi per l'ospitalità. Un saluto a tutti voi, buon proseguimento qui su Telenova, un buon fine settimana, ciao!